storie di rock and roll. Bentornati su Rock Bottom, altra puntata monografica dedicata ad una delle band più sottovalutate del rock and roll, gli inglesi Uriah Heep, uno dei gruppi che amo di più in assoluto. Il tutto nasce da una band chiamata The Stalkers, in cui militano il cantante David Byron e il chitarrista Mick Box. Il gruppo poi si scioglie e dalle ceneri degli Stalkers nasce una nuova band, sempre capitanata da Box e Byron, a cui si aggiungono il bassista Paul Newton e il batterista Alex Napier. La band, che si chiamerà The Spice, inizierà un'intensa attività per i club inglesi e una sera verranno notati dal produttore Jerry Brown, che li porta poi in studio di registrazione e suggerisce anche di aggiungere un tastierista. Verrà così reclutato Ken Hensley, proveniente dal gruppo dei The Gods. Il gruppo inizia a fare delle session in studio di registrazione e cambia anche il nome, scegliendo Uriah Heep dal personaggio del famoso libro David Copperfield di Charles Dickens. Nel 1970 esce il primo LP e questa è la traccia di apertura. We'll be right back.
The Gypsy da Very Heavy, Very Humble, il primo album degli Uriah Heep del 1970. Già dai primi minuti si capisce quale sarà il sound della band, con il caratteristico e arrabbiatissimo Hammond Deacon Hensley, tra l'altro scomparso purtroppo da poco e col quale ho collaborato in studio per un brano del secondo album di Moonstone Project che si intitola Mad Men. Very Heavy, Very Humble viene accolto con entusiasmo dai fan rock, ma non così bene dalla critica. Pensate che una giornalista di Rolling Stones, una tale Melissa Mills, nella sua recensione del disco scrisse: se questa band farà successo, prometto di suicidarmi. E chissà se dopo 50 anni di carriera della band Melissa ha poi mantenuto la sua promessa. Facciamo un salto temporale al 1971 e questa è July Morning. In a stone that I left unturned, must have tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart.
I was on a July morning. I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. And at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La splendida July Morning dal disco del 1971 Look at Yourself. E il 1971, pensate, vede la pubblicazione di ben due album degli Uriah Heep. E che album? Il primo pubblicato in quell'anno è il mitico Salisbury, che contiene l'omonima traccia, una suite di rock sinfonico di ben 16 minuti, un gioiello assoluto tra rock e musica classica registrato in studio assieme a un'orchestra di ben 24 elementi. Poco dopo, sempre nel 1971, esce un altro grande disco, appunto, Look at Yourself, con una copertina proprio fatta a specchio. Il disco contiene appunto la storica July Morning, uno dei brani più belli ed epici degli Uriah Heep. Potremmo definirla come una sorta di Child in Time della band, che da decenni fa sempre parte degli show del gruppo. Il principale compositore degli Uriah Heep diviene Ken Hensley, che scrive la gran parte di testi e musiche. Hensley, oltre a grande songwriter rock, è stato anche un grande polistrumentista e cantante. Non solo si occupa delle splendide tastiere che impreziosiscono i solchi, ma anche delle incredibili chitarre slide protagoniste di alcune delle canzoni degli Uriah Heep. Da Demons and Wizards, da molti considerato il capolavoro del gruppo, questa è Circle of Fans. Circle of hands, cold spirits blend, searching my land for an enemy. Came across love's sweet cost, and in the face of beauty, evil was lost. Thank you.
sky full of eyes, minds full of lies, black from their cold hearts down to their graves. Murder the dawn, spreading their scorn, cursing the sun of which love was born. We must keep them away, and pretty soon we'll pay. Count the cost in sorrow, sacrifice. Future has its price, and today's only yesterday's tomorrow. Circle of Fans, ragazzi, che brano monumentale. Pensate che Ken Hensley mi ha confidato di aver scritto la canzone durante un tour in Italia nel 1971 e precisamente dopo una seduta spiritica con delle gruppi in un casale. Il sound della canzone è quello che renderà famosi e riconoscibili gli Urape, caratterizzato dal mastodontico suono di Hammond di Ken Hensley, testi sognanti e soprattutto incredibili cori che poche band dell'epoca avevano. Ma ora facciamo un altro salto temporale, ci portiamo al 1977 e questa è The Hanging Tree. Passing through the arms of Satan.
Hanging Tree, brano di apertura dell'album Firefly. David Byron viene sostituito e al suo posto, su consiglio di Roger Glover dei Deep Purple, che ci aveva lavorato, entra il talentuoso John Lawton alla voce, già cantante della band progressive rock Lucifer Friends. Il disco, scritto per gran parte da Ainsley, come al solito, avrebbe dovuto essere cantato da David Byron, che però è stato allontanato per i suoi numerosi problemi di dipendenza da droghe e alcol. Ma adesso è giunto il momento di fare un altro salto temporale con la nostra macchina del tempo di parecchi anni. Ci portiamo nel 1998 e questa è Only the Young. Only the Young, dal disco Sonic Origami.
un album veramente splendido, un gioiellino di hard rock che vede protagonista la lineup più longeva della band. È durata dal 1987 fino al 2007. Nel 1987 infatti entrano in formazione il cantante canadese Bernie Shaw e il tastierista Phil Lanzen, entrambi ancora in seno al gruppo al giorno d'oggi. Anzi, se non li avete mai visti live, alla prima occasione vi consiglio di non perdere questo monumento del rock and roll per nessun motivo. Ma anche per oggi è tutto, grazie per aver seguito Rock Bottom, tenete sempre il volume a 11 e alla prossima. Ciao da Matteo Filippini. Rock Bottom, storie di rock and roll.